E ci risiamo, quarta parte della riparazione di questo Kenwood. Che come vedete ho rismontato. E qui ho la sezione amplificatore, sto riprovando i transistor finali per vedere se per caso li ho bruciati ancora. E in realtà, che cazzo, funzionano tutti. Quindi i finali sono a posto, meno male, non ho fatto altro danno. A questo punto io ho qui la scheda e adesso me la ripasso tutta componente per componente. Io credo che questa sia la schedina che pilota quel Relais, che sarebbe lui, che pilota il Relais che fa accendi e spegni, accendi e spegni. Perché fa accendi e spegni? Per quale motivo? Adesso cercheremo di capirlo in modo assolutamente empirico, senza applicare nessuno dei principi base dell'elettronica, ma facendo le cose a cazzo, come sempre, totalmente a caso, provando a caso. Alla fine l'ho fatto, ho provato tutti i transistor e tutti i diodi, sono tutti a posto. Ho trovato il relè incastrato in una strana posizione. Non vorrei che sto coso avesse preso una botta. Comunque si muove e va bene. La cosa che ho notato però sono i due trimmer per la regolazione del bias, che io qua leggo essere... Ora, a caso mia, questo è un 100 ohm, 101, giusto? Quindi è un 10, 1, 0 e poi c'è 1, 0 alla fine, 101. Questo è un 100 ohm. E io sul documento leggo trimming potenziometro 100 ohm per il bias. B, che cosa mi sta? Logaritmico? Dovrebbe essere logaritmico? 100 ohm logaritmico? Questo è un dubbio. In teoria sì, ma io trimmer da 100 ohm logaritmici in tutta la mia vita non li ho mai visti. Fatto sta che questo stronzo invece ne misura 250. E i valori variano in modo molto strano, perché se io giro tutto da una parte, sì, però se non lo collego voi non vedete un cazzo. E girati, bastardo potenziometro del cazzo. Qua, così. Se io lo ruoto tutto da una parte, dovrebbe andare a zero. E invece no, va a cazzo, come vedete, va completamente a cazzo. Poi se lo giro ancora, mi va in culo, mi va a 95 immediatamente. Poi sembra abbastanza lineare, non sembra per niente logaritmico. Poi alla fine arriva un pezzo dove va a 300, poi scende a 250, a 238. Questo potenziometro è completamente smerdato. Quando ho toccato l'altro, mi è rimasto un piedino nelle mani. Quindi questo è per forza smerdato. Ora sta suonando un beep, non so che cosa sia questo beep. Ma vaffanculo, la sveglia dei miei coglioni sordi! E a questo punto mi devo fermare, perché non ho un trimmer da 100 ohm, tantomeno logaritmico. Mi sembra strano, ripeto, che siano trimmer logaritmici, però qua c'è un B, però qua c'è un 3BM, qui c'è un MN come minchia. Qua come potenziometri, quello del volume c'è scritto B per il tono, volume no, c'è scritto 3BM. Ora io vorrei capire che cazzo vogliono dire con questa troiata, perché io nello schema comunque io lo vedo indicato qui. E lui mi dice 100B, B come buttana. In parallelo ha una resistenza da 220. Ed è 100B. E anche l'altro corrispondente 100B. E io che cosa volete che vi dica? Non so.
A questo punto non so, ci ragiono un po' su. Intanto ordino questi trimmer, ne ordino... che cazzo ordino adesso? Cosa sto facendo, direte voi? Beh, ho testato questi strani diodi che sono, ho scoperto essere una matrice di 4 diodi in serie che servono per i circuiti di controllo del bias su diversi tipi di amplificatori, tra cui appunto questo che stiamo riparando e dei Kenwood. E raccomandano di fare questa cosa, e cioè di mettere della bicomponente in modo da proteggere i piedini della parte inferiore, perché questi cazzi sono molto delicati e quindi ora forse ne abbiamo messa un po' troppa. Va bene, lo lasciamo così, la mettiamo qui. Perché tendono a rompersi. E quindi mettere della biocomponente aiuta a mantenere, diciamo, un po' più la solidità di questi diodi che sembrano introvabili e che si possono rifare con altri diodi, ma sinceramente preferirei tenerli così come sono. Io adesso li metterò così. Voi non avete visto un cazzo, logicamente, ma io ho fatto questo. Ho messo la dio componente sotto in modo da tenere insieme i pedini in caso di proprio di stress fisici. Diciamo, creo un supporto. Adesso li appendo, vaffanculo, qua sto rovesciando tutto, vaffanculo. Li appendo qua. Ecco. Ma perché sono un handicappato, un imbranato di merda? Perché? Perché io sono così imbranato di merda? Ora io li sfascerò questi diodi, già lo so. Questo così. E questo che è una palla gigantesca di bicomponente che dovrebbe asciugarsi, ma non si sta asciugando. E niente, non si asciuga. Va bene, farò su e giù finché questo non solidifica un po', perché qua è diventato come uno stronzo. Come degli stronzi di merda dura. E quindi eccoli qua. Ho creato questo irrobustimento della zona dove escono i pedini, perché tendono a rompersi lì e quindi poi è un macello, va scavato, ricollegato, è un macello. Qua dentro ci sono 4 diodi in serie. Io ho letto vari forum dove parlano di questi cosi che costano effettivamente un bel po'. Io li ho visti in vendita anche a $50 e su uno di questi forum dicono... questo vabbè, questo deficiente parla di come sistemarlo. Iai, affanculo. E qua
Insomma, ci sono anche su AliExpress, vedo. Ah, vabbè, qua c'è un datasheet, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Se è lui. Ma già non mi fa vedere niente, quindi secondo me non esiste. PDF does not exist, vaffanculo. Va bene, e qua c'è un forum su Audio Karma. Dove dicono replacing. Sono STV 3H e 4H. E parla di come fare per ricostruirlo, insomma. C'è chi usa altri diodi, li mette in serie, hanno fatto delle misure. Io li ho misurati, funzionano. Quindi preserviamoli e speriamo bene. Va bene, vogliamo fare le cose per bene? Facciamo le cose per bene. Quello che abbiamo utilizzato finora si chiama shotgun approach, cioè un approccio a sparare a cazzo. Shotgun vuol dire fucile, sostanzialmente, fucile di quelli da caccia. Vabbè, cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto che una gran parte di questi condensatori facevano schifo al cazzo, li abbiamo cambiati tutti. E il sistema non funziona e quindi adesso serve del criterio. Perché? Perché io ho misurato anche tutte le resistenze, sono perfette nei valori nella norma, i condensatori sono a posto, tutti i transistor e tutti i semiconduttori sono a posto, ma ci sono degli zener qui intorno, quindi adesso misureremo i diodi zener. Per fare ciò bisogna smontare i diodi zener, per fare ciò io dovrò di nuovo rismontare questo cazzo di alimentatore, o perlomeno sono costretto ad accedere ai diodi zener e magari do un'occhiata anche a questi fili, perché non mi piacciono per niente, sono secchi, rigidi e il cablaggio è uno schifo. Quindi adesso vedremo come si misurano i diodi zener. L'orrore. I due zener D17 e D18. Andiamo a vedere. Io me li trovo qua all'uscita. 25 volt da una parte e 24,8 dall'altra. Chissà perché questa differenza di 0,2 volt, ma me ne fotto. D17 e D18 sono diodi zener CZ225, che sembrano essere degli zener da 25 volt. Che cosa è successo, cari amici che seguite questo canale? Che cosa è successo? È successo che improvvisamente io sono andato a vedere sulla scheda e ho scoperto questo. Eccoli i due diodi zener. Notate nulla di strano? Io qua leggo 1N4. Ora, a casa mia questo assomiglia molto a 1N4007, che tutto è tranne uno zener. Quindi qualcuno, e io avevo il sospetto che questo amplificatore fosse stato toccato da qualcuno, qualcuno ha toccato questo amplificatore e qua ci ha messo un diodo del cazzo al posto di uno zener. Adesso li smonto e verifichiamo. Ho smontato gli zener utilizzando questo saldatore degli anni 80 che è semplicemente meraviglioso. Funziona a meraviglia. E infatti mi è stato molto facile rispetto a qualsiasi altro saldatore che ho. Vediamo se riesco a farvi vedere la serigrafia che dice se si intravede D17 e D18. E ce li ho qua in mano, adesso li andiamo a guardare per bene. E come immaginavo, questo è un 1N4007.
Quindi hanno messo un diodo del cazzo al posto di uno zener. Bravi. Chissà se questo funziona, lo verificheremo subito. Quindi io avevo alimentazione solo su un ramo del lago di Como. Perché cosa succede se io metto un diodo qui? Madonna, succede l'inferno. Madonna, non mi ci fate pensare. Praticamente io qua... Dove cazzo è l'alimentazione in questo cazzo di schema? Allora, se io qua ho uno zener, io qua ho 25 volt. Se io qua non ho uno zener, io qua raddrizzato ho 42 volt che vanno diretti. Sicuramente non ce l'abbiamo, ma possiamo andare a guardare nel cassetto degli zener. E ce n'è un pugno, però ovviamente sono tutti mischiati, quindi andranno comunque misurati. Chissà che non troviamo uno da 25 volt. Vedete, quando si tratta di riparare qualcosa, si vanno cercando i guasti tramite osservazione di evidenti problemi, tramite misurazione di quello che può succedere, eccetera. Ma quando qualcuno ci mette le mani, non riesce a riparare, non documenta ciò che fa e abbandona l'oggetto, e poi questo oggetto viene trovato da un deficiente come me, allora diventa un caso disperato, un terno al lotto, un gioco d'azzardo, perché bisogna letteralmente andare a scovare quali cazzate sono state fatte a caso su schede. Io ieri notte non ci ho dormito su sta faccenda degli zener, perché mi sono detto l'unica cosa che devo provare a questo punto sono i diodi zener. E guarda un po' che cazzo ho trovato, uno N4007, praticamente questo è uno zener fusibile da 4 kV e mezzo. Va bene. Vediamo se trovo uno zener da 25 volte che possa andar bene. Ne dubito fortemente. E proviamo il cazzo, perché io non ce l'ho un alimentatore che arriva a 30 volt. Ah no, io ce l'ho. Eccolo qua. Molto bene. Ed ecco un semplice test del cazzo. Ora, il valore della resistenza non sarà quello giusto. Questo è da 820 ohm. Però praticamente alimentazione in serie, resistenza, zener al contrario, misuro la tensione dello zener in parallelo allo zener con il tester e quando io alzo la tensione, vedete lui si alza, 5, 10 volt, 15, alzo ancora, 20, 23 e non si alza più, mentre io qua sono praticamente a 35 volt circa. Direi che lo zener funziona, è uno zener da 23 volt, non da 25, ma sarà un problema forse di caduta di questa resistenza? No, è lo zener che si comporta così. Sono limitato in corrente, 500 mA massimi, e qua è tutto freddo, quindi devo dire che sì, questo zener sembra funzionare. E mo creiamo un test bed più sano. E vediamo se riesco a fare questa cosa più al volo. Ecco, ho settato un po' meglio questo troiaio e adesso posso mettere direttamente il diodo qua, leggere due misure, la tensione in ingresso e la tensione in uscita allo zener. Se io alzo, tipo sono a 5, vado a 10, vedete 10 ingresso e uscita. Alzo ancora, vado a 15, poi vado a 20 e qua ci avviciniamo alla tensione di zener. 23, da una parte io alzo ancora 26, ma vedete dall'altra non si sposta. 32 volt in ingresso, 23 in uscita. Eh sì, perché vedete qua 23 e 36. Quindi abbiamo 23 volt per questo diodo zener. Va bene, dovrebbe essere un 25, ma vabbè. A questo punto ci divertiamo a provare gli altri. Che divertimento!
Ora ho fatto un po' di prove, ma nessuno di questi si comporta come uno Zener. E sinceramente a me questi non sembrano Zener, a meno che non siano Zener dell'anteguerra. OA81. Qui c'è un altro OA81. A me sembrano sembrano diodi al germanio. Vediamo cosa dice l'internet. E infatti non è uno Zener, qua dentro non ci sono Zener, questo è uno dei cassetti che evidentemente è stato riempito a cazzo. E io non lo so, mi sa che Zener non ne abbiamo proprio, è una rottura di cazzo e palle. Giusto per farvi vedere, ho messo l'1N4007, adesso lo alimenterò. E come vedete io salgo a 10, a 15 volt, salgo a 20, arrivo a 25, a 30, 33, 34 quasi. E come vedete non zenera un cazzo, perché non è uno zener, è un diodo della minchia. Ora il problema è che io non ho nessun tipo di zener, non ho neanche dei diodi da provare per vedere se trovo degli zener da qualche parte, quindi sono costretto a ordinarli e quindi la riparazione si ferma per l'ennesima volta, perché devo aspettare. Intanto devo aspettare che arrivino i potenziometri e poi devo trovare questi cazzo di zener. E vabbè. Ci sono altri 3 diodi Zener su questa scheda, sono D1, D2 e D3. Qua c'è D1, D2 e questo qua nello schifo si vede D3. Li ho smontati, sono da 14 volt e vediamo un po'. 5, 10, 14, ecco, siamo a 15, 16, 17, ma qua rimangono 14. Quindi questo funziona. Andiamo a vedere al volo, brutalmente, questo qua. Dieci, quattordici, bene, funziona. Mi dà 14 sul tester analogico e di più sull'ingresso. Proviamo l'ultimo e preghiamo, perché io ho già fatto l'ordine dei Zener e quindi se uno di questi è bruciato io diventerò un animale. Ok, 5, 10, 14, perfetto. Quindi questi Zener funzionano, meno male.